Cari abitatori della Terra, cari mortali che non siete ancora morti, io sono Platone, vi appaio in forma virtuale e sono stato direttamente chiamato in causa da Diogene, da Diogene il cane, Diogene il cinico, il quale si è dimostrato proprio un cinico, un cane, con la sua apparizione sul web. Innanzitutto se l'è presa con me e con il mio allievo Aristotele, perché ha detto che è colpa della dottrina mia, platonica, e di quella aristotelica, se il suo pensiero è stato emarginato. E si è vantato tanto Diogene sul web, tenendo in mano un libro di un piccolo intellettuale francese di nome Michel Onfray, intitolato Le saggezze antiche. L'ha sventolato questo libro, Diogene il cane, per far vedere a tutti invece che Michel Onfray lo aveva riabilitato, lo aveva messo tra i grandi filosofi. Beh, ha dimostrato con questa apparizione sul web, Diogene il cane, Diogene il cinico, ha dimostrato appunto la verità di quanto io affermavo, e cioè che è proprio un cane, un cinico. Infatti, che ha fatto sul web Diogene? Si è messo a spettegolare con un giornalista, proprio come una lavandaia, si è comportato proprio da pari suo, Diogene il cinico. Si è messo a spettegolare con un giornalista. Un vero filosofo non scende a livello di un giornalista, non si è messo a spettegolare con Oliviero Béat, sul nome cinico. Siccome Oliviero Béat ha detto giustamente che è una brutta parola cinico, invece lui, Diogene, ha detto no, non è una brutta parola, la parola cinico, perché vedete, e ha accusato, vedete, dice Michel Onfray, e invece mi ha rivalutato. Ha dimostrato di essere una lavandaia, Diogene il cinico, proprio come l'ho definito io. Abbiamo fatto bene io e Aristotele a emarginare la filosofia di Diogene e di tutti quelli che si comportavano come Diogene. Io e il mio allievo collega Aristotele abbiamo dato un ideale all'umanità. Io ho parlato del mondo delle idee, è vero. Da quando sono morto ho verificato che il mondo delle idee non c'è. Però l'umanità ha bisogno di un ideale. Infatti, nei libri di testo, la mia filosofia va sotto il nome di filosofia idealistica. Toglietegli l'ideale all'umanità e l'umanità è finita. Io ho inventato il mondo delle idee, l'iperuranio, e il mio discepolo e collega Aristotele ha inventato la causa prima. L'atto puro, il primo motore immobile. Messi insieme la mia filosofia e quella del mio allievo collega Aristotele hanno dato le fondamenta a tutta la teologia cattolica. Perché il messaggio di Gesù è semplicemente un messaggio di natura morale, non c'è niente di teologico. La dottrina cattolica è stata costruita sulla mia filosofia, è sulla filosofia di Aristotele. Noi abbiamo dato un ideale all'umanità. Ma Diogene, Diogene il cane, Diogene il cinico, quale ideale ha mai dato all'umanità? Quello di vivere come un barbone? È questo che vuole l'umanità? Vivere come i barboni? No, c'è una meta trascendente. Io ho detto che si chiama il mondo delle idee. E noi dobbiamo ispirarci al mondo delle idee. E Aristotele ha detto che c'è un atto puro, c'è un Dio, e che quindi tutto non si risolve alla maniera atomistica, democritea o cinica, vivendo come dei cani. Ecco, questo vi dovevo per controbattere l'accusa fattami da Diogene, che l'ha supportata, ha supportato se stesso
sventolando sul web un libricino di uno sconosciuto intellettuale francese, Michel Onfray, che ha voluto riabilitare un filosofo cinico, cioè un cane, perché loro vivevano come i cani. Va bene, io vi invito a leggere le mie opere, in particolare leggetevi La Repubblica e vedrete che avrete molto da imparare. E io nella Repubblica ho scritto anche quella famosa frase che la lascio in eredità ai giovani: non c'è re che non discenda da uno schiavo e non c'è schiavo che non discenda da un re. Meditateci sopra, giovani, meditateci sopra. Io sono Platone l'idealista, quello che vi dice queste cose. Meditateci sopra. Va bene, ho dato il ben servito a Diogene il cane ed ora sono più tranquillo. Me ne ritorno nel mondo delle ombre, che non è il mondo delle idee, però è un mondo dove si sta bene e dove non facciamo altro che ricordare quello che abbiamo fatto quando eravamo in vita e non facciamo altro che seguire le vicende umane. Tanti saluti da Platone.